Ciao a tutti. Alcuni di voi mi scrivono fra i vari commenti che ho i denti particolarmente bianchi e quindi mi chiedono come fai e come faccio a mantenerli così bianchi nel tempo. Come sapete oramai tutti, non c'è complimento più grande che una persona mi possa fare, quindi grazie. Ho pensato appunto di fare questo video spiegando qual è il mio metodo di sbiancamento e come faccio a mantenerli così bianchi. Allora, questo tipo di video qui io l'ho già fatto. In realtà c'è un altro video in cui spiego cosa faccio io per avere i denti il più pulito possibile, ecco. Però il titolo è un po' fuorviante. Insomma, io ho cominciato a parlare di feticismi in generale e il mio feticismo è quello dei denti. Feticismo inteso non, come dire, sessualmente, cioè non è che i denti mi eccitino. Però è la prima cosa che guardo in una persona in assoluto, quindi feticismi in quel senso lì. Però ovviamente chi fosse interessato a questo tipo di argomento, quindi sbiancamento, non può pensare che guardando un video dal titolo Feticismi io gli spiego come sbiancare i denti, no. Quindi, e quindi lo rispiego, quindi faccio un altro video dove lo spiego intitolandolo proprio Sbiancamento, come sbiancare e mantenere i denti bianchi. Almeno una persona, se è interessato a questo tipo di argomento, sa quale video guardare. Perciò scusate se sarò un po' ripetitivo, però cioè, secondo me è utile farlo. Allora, cominciamo con lo spazzolino. Chi avesse lo spazzolino elettrico, meglio, nel senso se lo tenga, perché pare appunto che sia meglio, che pulisca meglio. Io sinceramente non mi ci trovo benissimo, perché lo trovo troppo leggero nei denti. Io con lo spazzolino ci vado abbastanza violentemente, infatti ne cambio uno alla settimana di spazzolino, e perciò quello elettrico non lo so, lo trovo sensazione mia sicuramente, però preferisco quelli normali. E utilizzando quello normale io uso questo qua, questo spazzolino qui della Mentadent, fatto in questo modo perché ce ne sono diversi. Ma perché uso questo? Perché se voi vedete, non so se si vede, all'interno ha questa griglia qua di plastica, di lattice morbida, che sfregando nei denti, come dire, porta via qualsiasi cosa, se si ha un minimo di tartaro o davvero qualsiasi cosa, te la porta via lasciandoti i denti belli, belli lucidi, quindi ti dà proprio la sensazione di pulito. Dentifricio, io ne uso due, lo spiegavo anche nell'altro video. Allora, prima uso questo qui della Planck's White Shock. Perché uso questo? Perché aprendo il tappo, se si vede, ma penso di sì, si attiva la luce ultravioletta. Perciò il dentifricio passando attraverso la luce ultravioletta pare che si attivi in qualche modo e lavandoti i denti abbia un'azione sbiancante e quindi te li sbianchi. Perciò uso questo qua. Ma non ha un gusto così buono, almeno a me non è che piaccia così tanto, non mi lascia in bocca quel gusto di freschezza. Così, finito di usare questo, subito dopo uso, è dritto sì, Mentadent White Now, ovviamente. Questo invece è buonissimo, io trovo che sia buonissimo, mi lascia proprio una sensazione in bocca bella fresca e mi soddisfa. Dunque, i denti, non state un minuto a lavarvi i denti, cioè non fate 30 secondi dell'uno, 30 secondi dell'altro, comunque un minuto in generale perché non li lavate poi così a fondo. In realtà sarebbero da lavare minimo per 2 minuti, strofinare per 2 minuti. Io in realtà ci sto almeno 5 minuti, perché prima un dentifricio, poi l'altro, poi sto lì per bene, ovunque. Importantissimo anche con lo spazzolino sciacquare, cioè sfregare la lingua, il palato, lateralmente le guance all'interno, perché proprio viene fresca tutta la bocca. Quindi almeno io lo faccio per minimo 5 minuti, poi voi minimo fatelo per 2 minuti. Filo interdentale. Io vi consiglio questo qui della Oral-B Ultra Floss. Perché non è il classico filo interdentale che è tipo lenza da pesca, per intenderci, ma questo qui è fatto di cos'è? Di tessuto, non lo so, lievemente elastico, ma che come potete vedere se voi lo tirate si assottiglia, se no rimane abbastanza spesso. Questo cosa vuol dire? Che infilandolo in mezzo ai denti, se uno avesse uno spazio fra un dente e l'altro abbastanza spesso, questo qui è molto utile perché va a coprire tutta la superficie, perciò sfregando poi vi porta via qualsiasi cosa. Finito tutto questo,
c'ha questa meraviglia qua. È un'unica confezione, la vendono con questo mini dentifricio, che poi dentifricio non è, ora vi spiegherò, e questo aggeggetto qua. Allora, come funziona? Se lo accendete, si accendono anche qui, come vedete, le luci ultra violette. Allora, questo dentifricio qui, questa pasta qui, come dire, la mettete in questo aggeggetto di plastica qua, con il dito la spargete che vada a coprire tutta la superficie, e ve lo mettete così e state così, non c'è nulla di più comodo in realtà, perché non comporta nulla. E questo che cosa fa? Sbianca i denti sostanzialmente. Nelle istruzioni c'è scritto di farlo almeno 1 minuto al giorno e una volta alla settimana 10 minuti al giorno. Io lo faccio minimo un quarto d'ora per tutti i giorni, ma perché sono fissato. Boh, questo è il metodo. E tutta la roba che io uso per sbiancare i denti. Il risultato è questo qua. Spero, non so, che si veda bene, io non riesco a vedere. Boh, il video è finito, spero di esservi stato utile e basta, alla prossima, ciao!